I programmi occupazionali di Caritas Ticino nascono nel 1988 per rispondere al bisogno di trovare lavoro per persone con difficoltà dovute a un curriculum professionale problematico o a una mancanza di formazione professionale, insomma per le persone che avevano più difficoltà ad essere integrate nel mondo del lavoro. Questa caratteristica è rimasta invariata anche se oggi si accolgono anche persone con curriculum e formazione importanti. Ma come aumentare le probabilità di essere reintegrati nel mercato del lavoro? La risposta che si è affinata nel corso degli anni è quella di offrire delle condizioni di lavoro autentiche, con attività produttive vere inserite nel mercato, con ritmi di lavoro e di produzione normali. Insomma, posti di lavoro dove ci si possa confrontare e rigiocarsi le proprie competenze, oltre ad immaginare anche una riprogettazione del proprio percorso professionale, magari a partire dal confronto con attività legate al mondo della green economy. Una sorta di palestra dove ci si addestra a diventare più competitivi nel mercato del lavoro. Le attività quindi, pur essendo organizzate per non fare concorrenza a nessuno, caratterizzano un'impresa sociale, cioè un'impresa che è presente a tutti gli effetti nel mercato, ma che coniuga la preoccupazione di essere efficiente economicamente con quella di un'attenzione sociale nei confronti delle persone inserite temporaneamente. Il presupposto è che Caritas Ticino crede prima di tutto nelle risorse delle persone. E parte da questo dato positivo per raggiungere tutti gli obiettivi del programma. Le difficoltà non vengono negate, ma non sono il punto di riferimento che invece è sempre quello delle risorse che tutti da qualche parte hanno, anche se a volte sono un po' nascoste.